professor Marino e il dottor Querci e la dottoressa Bocci per aver contribuito alla realizzazione di questa presentazione. Come potete vedere dal titolo, la mia relazione verterà sulla possibile correlazione che c'è tra la labilità dell'eterofobia verticale e disturbi dell'apprendimento. Ha senso parlare di ciò? Partiamo dai risultati. La correzione dell'eterofobia verticale nei bambini dislessici ha portato a questi risultati. Come potete vedere dalle immagini, ho pubblicato il prima e il dopo a distanza di appena 3 giorni dalla correzione dell'eterofobia verticale. Questo è un altro bambino, sempre a distanza di 3 giorni, anche la maestra è rimasta stupita, infatti ha scritto di lato super campione, perché appunto parliamo sempre di distanza di 3 giorni. Questo è un altro bambino, il prima e il dopo, a distanza di 1 settimana. E qui vediamo un follow-up un po' più lungo, prima della riabilitazione, a 2 settimane e a 3 mesi. Qua potete vedere un'immagine ingrandita prima e dopo i 3 mesi. E devo dire che ormai scrive meglio di me. Questo è un altro bambino con la valutazione della neuropsichiatra infantile. Come potete vedere, sia dalle frecce che dai vari colori, nel 2017 e prima della presa in carico del bambino, nel 2018 e dopo la riabilitazione, a distanza di 1 anno potete vedere che la neuropsichiatra aveva messo in evidenza affaticabilità e distraibilità nel 2017, nel 2018 erano diminuite tutte queste difficoltà, infatti ha scritto significativamente ridotte le difficoltà attentive. Era migliorata significativamente anche la velocità di lettura, infatti potete vedere dalle parole la velocità prima era sotto la soglia, in 180 secondi pronunciava 0,7 sillabi al secondo, invece nel 2018, quindi sempre a distanza di 1 anno, la velocità era sopra la soglia prevista per la classe frequentante, la velocità appunto era aumentata a 145 secondi e riusciva a pronunciare 1,93 sillabi al secondo. Delle non parole, anche qui vediamo un aumento della velocità di lettura, quindi si passa da 180 secondi a 97, da 0,70 sillabi al secondo a 1,45. E anche nella lettura del brano passiamo da 1,6 sillabi al secondo a 1,89. Come siamo arrivati a questi risultati? Allora, partiamo sicuramente nel 2005 con gli studi del dottor Quercia. Il principale risultato di questo studio mostra che i pazienti dislessici reclutati hanno tutti delle anomalie percettive a livello oculare. Come sono state valutate queste anomalie percettive? Sicuramente al sinottoforo, con la presenza di pseudoscotomi direzionali. Gli pseudoscotomi direzionali sono delle macchie, queste macchie bianche che sono appena apparse, in particolare angoli di sguardo, orientativamente circa alla rotazione di 20 gradi, e mettono in evidenza appunto il fatto che una variazione di propriocezione oculare può modificare l'integrazione delle informazioni sensoriali della retina. Ma quali sono le funzioni della propriocezione? La propriocezione, come la definisce Roll, è un senso che dà senso agli altri sensi. Tuttavia, a differenza della vista, del tatto e degli altri organi di senso, i recettori propriocettivi non si trovano in un organo ben definito, ma sono diffusi in tutto il corpo. Cosa regola quindi la propriocezione? La regolazione del tono posturale, la localizzazione spaziale e la percezione multisensoriale. Si continua indagando sulla propriocezione, in particolare sul controllo posturale. In questo studio del 2006 è stato valutato il controllo posturale statico nei bambini dislessici e nel gruppo di controllo di bambini senza dislessia, con gli occhi sia aperti che chiusi. I bambini dislessici mostravano sicuramente in media una significativa instabilità con maggiore lunghezza, variabilità e frequenza media della potenza degli spostamenti del centro di pressione, sia con gli occhi chiusi che con gli occhi aperti. L'immagine in basso vi permette di vedere un esame alla tavola stabilometrica come il disegno che si crea è molto più alto nei bambini dislessici che nei bambini di controllo senza dislessia. Successivamente, nello studio del 2009, quello sopra, vediamo, l'obiettivo di questo studio era duplice. In primo luogo si è indagato sempre il controllo posturale che fosse alterato nei bambini dislessici.
Successivamente si è indagato il controllo posturale quando le richieste cognitive fossero aumentate, come nel caso della lettura nella mente nella lettura silenziosa. In secondo luogo si è verificato se questo effetto potesse essere ridotto da un qualche trattamento volto a ricalibrare la propria percezione oculare. I risultati hanno dimostrato che la velocità media, oltre che la lunghezza totale dello spostamento del centro di pressione, è maggiore durante la lettura solo per il gruppo dislessico. E potete notarlo appunto nel grafico con la fissazione e con la lettura. È interessante notare che per i bambini trattati, quindi migliorando la propria percezione oculare, è stata osservata un'inversione di tendenza, cioè la velocità media e la superficie dell'ellisse creata dal centro appunto di pressione sono diminuite durante l'attività di lettura, erano quasi paragonabili ai bambini non dislessici, quindi di controllo. I valori, complessivamente questi risultati suggeriscono fortemente che le richieste cognitive possono compromettere il controllo posturale nella dislessia evolutiva, ma questa interazione potrebbe essere migliorata e quindi normalizzata. Arriviamo nel 2013, grazie agli studi appunto condotti dalla dottoressa Bucci, arrivano ulteriori conferme. In questo studio sono state analizzate la superficie, la lunghezza e la velocità media sempre del centro di pressione. È stata misurata anche la percentuale di risposte corrette al compito cognitivo. L'instabilità posturale osservata nei bambini dislessici supporta l'ipotesi che vi sia un deficit di integrazione automatica delle informazioni visive e del controllo posturale. E ovviamente la percentuale di risposte errate al compito cognitivo era significativamente più alta che nei bambini più alta nei bambini dislessici. Già nel 2008 si iniziava a capire che piccole eteroforie verticali, questo studio non è stato fatto sui bambini dislessici, ma in generale su una popolazione, e si iniziava a capire che piccole eteroforie verticali potessero compromettere l'equilibrio. Bisogna dare atto a questi due ricercatori che sono stati gli unici e i primi a quantificare le eteroforie verticali durante il controllo dell'equilibrio. Hanno utilizzato come strumenti per quantificare proprio queste eteroforie verticali e le torsioni degli occhi piccoli prismi inferiori a un grado di deviazione ottica. Grazie a questi studi, possiamo vedere questi di Nicolava e sempre della dottoressa Bucci, grazie a questi studi sappiamo che il disequilibrio verticale nei bambini dislessici è di circa 0,12 gradi ed è significativamente più grande, quindi peggiore, rispetto ai bambini non dislessici, e questo è evidenziabile dal grafico in basso. Questi studi hanno dimostrato che l'interazione tra i sistemi di saccade e divergenza sono sicuramente compromessi nei bambini dislessici, ma soprattutto portano la prova che, oltre ad essere alterati nel sistema orizzontale, il sistema verticale è anch'esso carente in questi bambini dislessici. Quindi a volte per fare un grande passo avanti bisogna cambiare completamente strada. Vediamo questo studio pubblicato nel 2015 dal dottor Quercia, la cui caratteristica essenziale di questa va a definire le caratteristiche essenziali dell'eteroforia verticale e della sua labilità. Che cos'è la labilità? La labilità è la caratteristica che può modificare o meno questa eteroforia. E questa labilità è stata dimostrata usando il test di Maddox, posto in maniera verticale, quindi con la linea perfettamente orizzontale, condotto in condizioni molto specifiche che dopo vedremo, in cui i sensori posturali sono stati stimolati in maniera separata in un ordine ben preciso. Una variazione quantitativa di questa eteroforia verticale può essere vista anche durante l'inclinazione della testa con il test di Bershowski, che rivela l'ipertonia dei muscoli obliqui inferiori o superiori e definisce l'indice di labilità. Tutti questi elementi suggeriscono che l'eteroforia verticale potrebbe essere di origine posturale e in qualche modo correlata all'azione verticale dei muscoli obliqui. Se l'eteroforia verticale e la ciclotorsione non sono di per sé dannosi, infatti una grande percentuale di popolazione può avere questa eteroforia verticale,
non esiste una relazione statistica tra il loro livello e i vari parametri utilizzati per valutare le capacità di lettura nei bambini dislessici. L'eterofonia verticale e la ciclotorsione potrebbero essere un marker clinico della disfunzione propriocettiva globale, responsabile di disturbi multisensoriali di alto livello, secondari a una scarsa localizzazione spaziale delle informazioni sia visive che uditive. Localizzare spazialmente quindi cosa significa? Significa che il cervello elabora i segnali sensoriali provenienti dai differenti sistemi appunto sensoriali come la bocca, gli occhi, i piedi, i visceri, in maniera adeguata e congruente. Quando essa è coerente si ottiene una percezione corretta dei vari distretti del proprio corpo in rapporto sempre all'ambiente esterno. Quest'ultimo punto è cruciale per la comprensione dell'eterofonia verticale e la localizzazione spaziale. Siccome abbiamo detto prima che l'equilibrio verticale è molto stabile, il Maddox posturale appunto si utilizza in verticale con la linea orizzontale. Il paziente fissa una mira luminosa molto piccola posta a 4 metri di distanza e che crea del diametro di circa 1,2 mm. Ovviamente deve essere posta questa mira all'altezza degli occhi, con la testa rigorosamente dritta e orizzontale, e la lente del Maddox deve creare una striscia orizzontale il più stretta possibile. Se noi modifichiamo quindi un recettore del sistema posturale, quindi gli occhi, la bocca, i piedi, modificheremo anche la propriocezione e modificheremo anche il risultato del test di Maddox. E questa è proprio la definizione di eterofonia verticale labile. Il paziente, proprio per non modificare i vari recettori del corpo, ci darà la risposta di questa modifica attraverso la sua mano. Quindi ponendo il pollice verso su se la linea passa sopra o sotto se la linea passa sotto il puntino o al centro se la linea è perfettamente ortoforica. Se la linea rossa non è centrata, non significa che c'è uno strabismo, ma che c'è una localizzazione spaziale errata, quindi non parliamo di spostamenti molto grandi, ma di spostamenti molto molto piccoli. Come si effettua quindi il Maddox che noi definiamo posturale? Prima seduto, quindi senza l'appoggio podalico, in posizione naturale, abbiamo detto con l'estensione dell'arachide, con la schiena dritta e la testa perfettamente orizzontale. La testa, poi si effettua il test di Pershowsky, quindi con la testa piegata sulla spalla dal lato dell'occhio del Maddox, sia destro che sinistro. Poi successivamente si va ad analizzare la perturbazione dei recettori della bocca, quindi con la lingua sul palato, le labbra strette, la lingua sugli incisivi inferiori. Si prova la ripetizione, quindi la modifica sempre dei recettori della bocca con delle parole e si effettua il test sia da lontano che poi da vicino. Ovviamente con una perturbazione sonora e la vibrazione di eventualmente delle cicatrici che vedremo più avanti sono delle interferenze sensoriali. Successivamente si passa ad analizzare sempre con il Maddox posturale i piedi, con la posizione naturale con i piedi scalzi per terra e poi si modifica la propriocezione dei piedi mettendo una mousse. Quali sono le possibili risposte che ci possiamo aspettare dal test di Maddox? Dal Bieszczowski possiamo vedere che la linea da essere in qualsiasi posizione, quindi sotto, al centro o sopra, se c'è un'ipertonia degli obliqui superiori la linea sale. Se c'è una ipertonia degli obliqui inferiori, la linea, sempre da qualsiasi punto dovesse trovarsi, quindi sopra, al centro o sotto, scende. Nella ripetizione delle parole ad alta voce, da vicino, quindi con il Maddox posto su un piano inclinato e si fanno ripetere delle parole che vanno a stimolare la parte anteriore della bocca e la parte posteriore della bocca, ci possiamo aspettare o che fisiologicamente la linea fa dei movimenti verticali, ok, la linea fa dei movimenti trasversali, quindi la linea inizia a oscillare, a ruotare. E se ciò accade significa che con la lettura ad alta voce sia l'attivazione dell'obliquo inferiore che provoca la rotazione appunto dell'occhio. Con la perturbazione sonora possiamo avere un altro tipo di risposta, cioè che alcuni pezzi di linea spariscono e nei bambini dislessici si è valutato spariscono sempre i pezzi della parte sinistra della linea e negli altri pazienti, quindi quelli non dislessici di controllo, può
ma anche può non sparire, pezzi della linea di destra. Ovviamente può sparire anche al posto della linea il proprio lo spot luminoso. E come si tratta questa labilità dell'eteroforia verticale? Intanto con i prismi attivi, che dopo vedremo più nel dettaglio, definiti meglio da Orlando Alves da Silva, che è un oculista spagnolo, portoghese, le ALF, che agendo sul sistema trigeminale eliminano l'interferenza tra il sistema visivo e quello dentale, e con le solette propriocettive. Vediamo meglio nel dettaglio i prismi attivi. In presenza di visione binoculare e di ipertono degli obliqui inferiori, i prismi di cui noi parliamo sono sempre di potenza 3 e 2 diottrie, poste sull'occhio destro e sull'occhio sinistro a 125 e a 55. In caso di ipertonia degli obliqui superiori, sempre valutato con il test di Maddox, sempre 3, 2 a 235 e 325. A caso, ovviamente, una volta regolata tutta la, se vogliamo chiamarla così, postura o l'abilità dell'eteroforia verticale, dobbiamo mantenere ovviamente anche per lo studio una certa posizione, quindi un leggio per la lettura orientato a 30 gradi, per la scrittura a circa 15-20 gradi, per il disegno senza leggio. Ovviamente anche i piedi, se noi correggiamo con delle solette, devono essere sempre ben appoggiati al pavimento lungo tutta la pianta del piede. Bisogna mantenere anche una posizione durante la notte, quindi durante il riposo, per regolarizzare il tono muscolare. E dobbiamo eliminare, come dicevo prima, le interferenze sensoriali. Le interferenze sensoriali sono per esempio delle cicatrici, come per esempio può essere quella nell'immagine sul collo, protesi orali, restauri incongrui, interferenze sonoro, ipermetropie latenti, un'esotropia accomodativa pura, i pseudoscotomi direzionali come abbiamo visto prima al sinottoforo, anisometropie e antimetropie. A casa, oltre alla posizione per dormire e la posizione per studiare, bisogna effettuare un semplice esercizio di respirazione diaframmatica. Questi esercizi propriocettivi di respirazione e di reintegrazione dei riflessi posturali, intervengono anch'essi sulla localizzazione spaziale. Perché sono importanti, è importante anche la respirazione diaframmatica? Perché noi sappiamo che il nervo vago, nel suo decorso verso l'addome, stabilisce numerose innervazioni con i polmoni, con lo stomaco e con l'intestino, ma è anche il principale rappresentante delle fibre nervose che costituiscono il sistema nervoso simpatico. E quest'ultimo, noi sappiamo, regolare la miosi e la midriasi dell'iride, oltre che l'accomodazione. La componente somatomotoria del circuito ventrovagale regola anche i muscoli del collo, della faccia, della testa e del contatto oculare. Il trattamento, questo è uno studio preliminare che è stato fatto nel 2008, in cui il trattamento prevedeva solo i prismi attivi e i plantari propriocettivi. È stato fatto il confronto tra la correzione dell'eteroforia verticale con i bambini non trattati. E possiamo vedere che la progressione dei bambini trattati, quello al centro, ha un recupero con un follow up di un anno, ha un recupero molto importante nel recupero dei mesi di ritardo di velocità di lettura, mentre i bambini non trattati continuavano a peggiorare la loro situazione. Cos'altro mostrava questo studio? Che questi bambini trattati, parliamo di 185 bambini dislessici, e quindi anche un follow-up di 12 mesi, in quello studio si è riscontrato una velocità nel fare i compiti l'80% superiore rispetto al punto di partenza. È migliorata anche la concentrazione dell'87%, dell'88% la comprensione di lettura, ma il dato più importante è proprio questo, è aumentata la velocità di lettura del 114%. Quindi cosa possiamo dire? Che i bambini con disturbo di apprendimento sicuramente hanno un'alterata propriocezione. I bambini con disturbi di apprendimento possono rappresentare un sintomo di una disfunzione più vasta collegata probabilmente alla propriocezione. L'eliminazione della labilità dell'eteroforia verticale migliora la sintomatologia dei bambini dislessici, appunto, e il trattamento dell'eteroforia verticale
e sicuramente, come ha detto anche dalla collega prima, è multidisciplinare. Quindi deve comprendere un oculista, per esempio, un odontoiatra, un logopedista, un ortottista, un podologo, un fisioterapista, eccetera. Il trattamento propriocettivo è sicuramente complementare ai trattamenti tradizionali prima elencati. Quindi, in conclusione, è possibile trovare una correlazione tra l'abilità dell'eteroforia verticale e disturbi di apprendimento e anche magari inserire la valutazione posturale nell'iter diagnostico appunto di questi bambini dislessici? Noi crediamo di sì. Grazie dell'attenzione.